Ciao a tutti, bentornati nel canale. Dallo stage qui dietro alle mie spalle sono in casa di mia madre e come vi avevo promesso nell'ultimo video dello Svuota la spesa Eurospin, stiamo arrivando con un nuovo episodio di Comprato e cucinato con la mamma. Aspetto che la protagonista di questa video ricetta venga fuori, non so dove, ma venga fuori. E vi andiamo subito a mostrare gli ingredienti del comprato e gli ingredienti del cucinato. A few minutes later. Ecco a voi la mamma, prego, 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 si avvicini, si appropini. Bonsoir. Bonsoir. Allora, facciamo vedere gli ingredienti di questa. Allora, il comprato è lui, il protagonista di questa ricetta. Dica, Il dica, baccalà. il baccalà. Abbiamo preso con papà il baccalà al pescivendolo. Eccolo qui, il baccalà Poco, solo perché per me. solo per lei. Eccolo qui, questo è il comprato. E invece qui ci sono gli altri ingredienti che tutti noi abbiamo in casa. Ma madre, spieghi questa ricetta al Allora, la pubblico. ricetta non la facciamo alla vicendina, ma la facciamo con la pastella. Ecco, Così, una cosa leggera, insomma. sì, Sì. Certo. io sono una piccola chef. I grandi chef dicono la birra, l'acqua frizzante. Frizzante. Lei invece cosa dice per la La pastella? birra no, oh, sa tutto di birra. Oh, No, la no birra. la birra. Allora, spieghi Allora. come si procede per fare la La pastella. pastella, mettiamo un uovo, Un uovo, eccolo qui, l'uovo. l'uovo, L'uovo, tenete sì. presente che posso farlo anche senza uovo, quindi io ce lo metto, però fate finta che non ci sia. Ecco, questa ricetta non ricetta praticamente. No, perché così è più leggera senza Con uovo. l'uovo è più Con l'uovo carico. è più viene meglio, Beh, certo, scusa. mo, se dobbiamo fare la dieta, ditelo. Siccome non la dobbiamo fare, allora facciamo le cose fatte bene. Quindi spieghi la ricetta, Allora, sbattiamo l'uovo, sbattiamo l'uovo. ok? Poi prendete un cucchiaio. Certo. Poi Sì. prendiamo per ogni uovo 4 cucchiai di farina 00. Fin qui. 1, 2, 3 e 4. Mettiamolo tutto che quel tarzo era un po' una finta. Poi si gira piano piano, sempre lo stesso verso. Vi faccio vedere che pastella vado a fare. Quando l'uovo non assorbe più la farina, si va non con l'acqua frizzante o la birra, ma con l'acqua del rubinetto, aperto in questo modo qua, pochissimo. Perché io faccio così, metto un po' e giro. Quindi è a occhio. Sì, quello che assorbe la pastella. Queste sono le ricette di una volta. Metti un tot, metti un goccio. L'essenziale è girare. Poi ci mettiamo un po' di, Quindi l'acqua si può chiudere, abbiamo ma finito? no, 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 non abbiamo finito. di Lievito. lievito per pizza, Lievito per pizza. cioè lievito salato, voglio dire. Sì, abbiamo capito, madre. Vedete grumi? Guardate che signora pastella che ha fatto la mamma. Ora, se ci dovete fare la frittura di, non so, melanzane e le fettine di Di zucchine, patate, di di patate, zucchine, di carciofi. di carciofi, io ci metto anche una bustina di zafferano, perché così diventa tutto giallino.
Guardate quanto è lenta e quanto è liscia, però mamma, mettiamoci di qua così non si vede l'ombra. Facciamo vedere la consistenza. Perfetta. Vedete grumi? Acqua di rubinetto. Un po' di pepe. Quindi se dovete fare quelle fritture, ci mettete anche una busina di zafferano, diventa giallo. Oppure, se invece dovete fare i fiori di zucca, io ci metto due alicette soffritte e frantumate con la forchetta e ce lo metto dentro con il loro olio. Cioè, nella pastella lo metti. Sì. Ah, vedi quante belle dritte che sta dando la mamma. Ovviamente per voi donne che friggete come se non ci fosse un domani. Vabbè, il medico ha detto che una frittura alla settimana si deve mangiare per il fegato. Oh, Quindi basta. io lo faccio una volta alla settimana, giustamente se vieni tu, io faccio vedere, poi lo rifaccio la settimana Va prossima. bene. Quindi mettiamo l'olio Nel tegamino. come se non ci fosse un Un domani, domani. certo, madre. Giustamente. 8 litri d'olio. Eccolo qui. Ora, che facciamo di questo baccalà? Lo spigliamo. Poi, siccome è baccalà che forse è un po' salato lui, allora ce ne metto pochissimo, poi lo rimetto su se è sciapo. Procediamo con la panatura del baccalà nella pastella. Intanto cominciamo a accendere il gas. A few moments later. Allora, l'olio ha raggiunto la temperatura, iniziamo a mettere il baccalà Ancora raggiunge. impastellato. Beh, frigge. Ma è poco. Later. Preso la busta di zafferano, siccome ci è avanzato tutto questa pastella, vi faccio vedere come viene con lo zafferano. Vedete? Vedete? È giallino. E quindi guardate la Frittelle. differenza tra questa e quella là. Le frittelle verranno gialle. Gialle, ma ci si può fare qualunque cosa, eh. One eternity later. No, così. Allora, con la pastella avanzata, che non si butta via niente, ci si fa delle frittelline. Ma spero che dentro si siano cotte, quindi. Questo Io penso che sia una. ancora no. Questo forse sì, che non esce più l'acqua.
More moments later. Eccomi qui, la ricetta volge al termine. Prima di salutarvi, io e mia madre appunto sta preparando l'impiattamento di questo baccalà in pastella. Poi ovviamente le frittelle potrebbero essere un contorno a questo secondo, fatto anche la rima. Ecco qui il piatto finale con l'impiattamento della mia mamma. Prego, prego, dica. Saluti. Saluti. Cosa ride? Non faccia cadere il piatto. Oddio, ride mia madre. Care signore, la ricetta è finita. Ci rivediamo, se vuole mia figlia, la prossima settimana. Ciao a tutte e buona serata.